Hola, ¿qué tal? Hi, my name's Stephen Mayer. Mr. Lopez is expecting me. Oh, yes, Mr. Mayer. The transfer, right? Yes. Please, let me check your documents. It's a long drive out here. We're staying in Nava? Mount Nava. It's a big tunnel out there, yeah? Oh, yes. Let me get Mr. Lopez for you. Ehi là, ma... Lei è la sigaraia del concerto? Proprio quella. Ma che ci fa qui? Sono un avvocato. Sa cosa sono queste? Sì, fotografie. Molto belle, peraltro. Come... Sono 5 anni di carcere a L'Avana. Ma ho qui qualche amico che potrebbe passarci sopra, a patto che lei parta domattina. Fregato col mio stesso giochino. Chi la manda? Suo suocero. Ah, lo sapevo. Siniscalco verserà suo nome una certa cifra in una banca svizzera. 200.000 euro. A patto che lei si perda in qualche altro angolo del mondo. Mi perdo in qualche altro angolo del mondo? Ma come faccio? Io ho 2 figli a casa. La cifra non è trattabile. Ah no? Beh, ci dovrei pensare, avvocato. Vabbè, dove firmo? Che ho fatto? Questo è un passaporto con la sua nuova identità. Sì. Questo è il suo biglietto per Ginevra. E questa è la chiave della cassetta di sicurezza della banca svizzera. Arrivederci. Arrivederci. Ah, Jota Levi. Ehi? Cerchi di non finire in qualche altro DVD di corsi di ballo. Adieu. Da, priviet. Що ти хочеш? Ніт, не знаю нічого. Іде до озеру. Che chiede? Informazioni sobre este hombre. Ah, il tiburón. Non si è visto stasera. Ma magari passa. Deve averla fatta grossa stavolta. Lo cercano in tanti. Ti do il mio numero. Ah, benissimo. Estoy libre stasera. Che has tenido, cabrón? Llámame apenas que lo veas. Salve, comendatore. Ma lei non dorme mai? Sì, ma c'è un problema. Con lui c'è anche suo fratello. Se devo occuparmi anche di lui, il prezzo raddoppia. Botta, gli davi un gancio come quello. Sempre prendermi in giro, tu. Brava, molto meglio. Senti, ma com'è che una ragazza bella come te non ha il moroso? Beh, veramente, di morosi ce n'ho anche troppi. Solo che non lo so perché, ma va sempre a finire male. Forse sono io che c'ho qualcosa che non va. Stai scherzando, sì. Guarda che te sei perfetta, sai. Davvero? Ma sì, guarda come sei bella. Sanno loro che sono dei mona. Guarda come sei bella. Sì, sì. Ora mi passa. Io mi sono fatta male da sola. Tiberio non mi ha mai promesso niente. Non so, pare di sì. C'è Emilio dentro. Oh, senti, Greta, è un po' che mi parli di questa storia di letto con uno più giovane. Ma proprio qui me ne devi parlare. È solo che pensavo, non è che la tiri avanti per dimenticare. Speriamo di aver azzeccato le taglie.
Oh, ma un cashmere. Giuliana ha una vera passione per i bimbi. Ma sediamoci. Pensavo, perché una di queste domeniche non venite tutti e tre da noi a pranzo? Mi farebbe tanto piacere conoscere i ragazzi. Magari, se ne è d'incomodo. Avevi ragione, caro, è proprio incantevole. Vero. Grazie. E lei, signora Giuliana, se mi permette, di persona fa anche parecchio più figura che fotografia. Oddio, che carina. Sicuro che non vuole un caffè, un tè, un qualcosa? No, no, sto bene così, grazie. Continui pure a fare il suo lavoro. Sì, sì. Commissario Zaccaria? Lui è... Allora, all'inizio può sembrare un po' burbero, però le assicuro che è adorabile. Però la cosa interessante che le volevo dire è che ho trovato anche le impronte di un'altra persona. Beh, e questo che significa? No, dottore, non mi sono spiegata. Le impronte di quest'altra persona sono ovunque. Le ho trovate in cucina, sul mobiletto del bagno, persino in camera da letto. Cioè, chiunque sia stato, ha frugato dappertutto. Eccoli, le mie stelle. Loro sono appena tornati da Sarajevo. Diego ha fatto degli scatti da urlo. Senti, Max, queste cose che ho letto, che praticamente il coltello che noi usiamo per snocciolare le olive, loro invece lo usano per cavare gli occhi. C'è Clara? No, questa sera non c'è. Vuoi bere qualcosa? No, grazie. La prossima volta. Scusi. Sì. Stavo cercando un po' da... Ma sei proprio te? Io. E cosa ci fai qua? La cameriera. Ma dai. Eri sposata col cugino del Duce. Non era mica suo cugino. Vabbè, lui è risparita. Tutti pensavano che fossi diventata una gran ricca. E tu? Cosa ci fai qua? Io faccio un viaggio di nozze. Ma lo sai che fai davvero odore di fiori? Ma sei te che non ci credevi. È come una calamita. Non è mica colpa mia. Ripetilo. Non è mica colpa mia. Ripetilo ancora. Fai venire una gran voglia. Ripetilo. Non è mica colpa mia. Ripetilo ancora. Non è mica colpa mia. I'm so glad to meet you. I'm really honored. What's up? Sorry. No, he's a colleague of mine, unfortunately. I dubbed Jeanette in Alvin Superstar. Oh, really? Oh, yes. Cool. And I'm going to dub also Peaches in Era Glaciale. Oh, okay, cool. I know. It's a great thing. He's like one of my favorites, so I was pretty pumped to be working with him. Wow. Well, yeah. Actually, my favorite, it's actually you, but it's okay. And I would like to know... would you like to shoot something in Italy to work in Italy? Yes. Would you like to play something in Italy? I would love to do something in Italy. Yeah. Really? Yeah, because we actually have a project and we would really love to have you in it. And okay, would you? Cool. Would you like to do it with us? Yes, sure. Why not? I mean, with me. Che genere gli piacerebbe? Che tipo di film di Just tell me where to sign. I mean. Well, you know, you're also a dancer and everything, and you know, I was just wondering if you may just dance with me, like for 5 seconds. Dance for 5 seconds? Yeah. What do you want to do? Like something like a valzer. Right here. Yes, please. Yeah, sure. I mean, I'm kind of mic'd up. Do you want to try? Oh yes. I don't know how I'd to do to. It. Just like a little dance? Okay, sure. Did you ever have an Italian fiancé?
Not yet, but I'm looking for one. Che cosa? You can go. No, but puoi andare, caro. Come posso yes, andare? Yes, okay. And the last question is, what are you going to do tonight? Guarda che stai veramente I'll call you. He will call me. Yes. Ha detto che ha moltissimo da fare. Adesso devo andare via. Grazie, grazie. This is your card? Oh, yes. Oh, it's nice. Very nice. Thank you. Now, this is good. Is this a full body massage? No, actually, can I... And when you do this, you do the massage, you do it without clothes, right? Take the clothes off. Well, actually... Do you use oil? Yes, I do. Yeah? Yes. Okay, good. Not a lot of oil. Okay, now who goes first? Do you massage me first or I massage you first? I massage you first. Yes, I do. Yeah, that's it. That's it. Okay, good. I keep it. C'è una nuova carriera. And it's close by, right? Near the hotel? Oh, yeah, yeah. Okay, inside of the hotel. It's... So, okay, good. Yeah. Very nice. Abbiamo un contatto favoloso. It doesn't matter how late I call. Well, it doesn't matter. Okay, no, it's okay. No, sì, no problem. Good. Una nuova... Una nuova... Di che stai parlando? Chi è? I have no idea. Ah. Via, via. Hi, Danny. Vado via, via. Via. Poi torno. Si chiama? Me ne va... Alle... Giallo. Who? Giallo. Yellow. Yellow? Giallo. Yes. Yellow. Giallo. Yellow. Yes. Okay. Unfortunately. Also. Giallo. Giallo. Domandali per favore del film. My yes. God. Danny? Did you see The Lorax? Oh, yes, I did. Oh, you did? Come yes. Back. Did you cry? A lot. A lot. It's a good movie, right? No, it's a great movie. Yeah, we loved it. Who's this guy? Is this guy? I have no idea. I don't know him. Yes. What'd you say your name was? Yellow? Yellow. Yes. Ah, that's what Yellow. I thought. Yeah. Yeah, and we just wanted to know, you're there an anybody actor? Here who could get rid of this guy? Yes, yes, please. Guys, sorry. Danny? You get somebody to get the guy out of here. Call somebody. Get somebody out of here. Excuse me, Danny. Get him out of here. This guy is like... I just wanted to know. He's not here. You just don't even look at him. I'm not here. Yes, that's it. That's it. Don't look at him. I'm not. I just wanted to know. You're an actor, a producer, and a director. I just wanted to know if you need an Italian actress. I would really... I want to tell you one thing right now. The whole thing about it is that... Yes. Questa notte, in a camera, yes. A buon messaggio. A great one. And then, yes. I'll tell you whether I want to hire you or not. Yes. And then if it's good, if at the end of the massage I'm very happy. Yes. You know, like at the end, if it's a happy, yes. happy ending. E domandali se per favore lavora nel mio film, se ci produce. And so if you're very, very happy, I will be, if you're happy, I will be in the movie. If you're very, very happy, I will be the main character of the movie. Oh, absolutely, and in other movies. Oh, my God. Oh, my God. I mean, it's just a start of your career, but the thing about it is you got to get rid of it. Yes, and I wanted to... Lui produce, no? Che cosa produce? Senti se ci produce, per favore. Well, I have a wonderful... You do have a wonderful. You got a couple of wonderfuls. I'm telling you right now. Oh, there are many. There's many. I'm sure there's another wonderful. Yeah. Okay, so... I just wanted to know if you... would you actually like to play please, with us in a movie? Do me a favor. See this thing? Yes. Hold it up over here, okay? Oh, yeah. Okay. It's like I can't even look at him. I don't want to even look at him. I mean, it's just like... We make a lot of plans tonight, later on tonight. You know, we'll get some, like, you know, a nice bottle of wine and all. An oil? Yeah, should we use olive oil? I'm sure. Should we use olive oil? Oh, yes, of course. It's really so typical Italian. Would you produce also our movie? I produce a lot of things, I'm telling you. I'm gonna produce some really big things if you come up there and give me a massage. Oh, my God. Yeah. Yeah. It's going to be nice. Yes. Yeah. Yes. Mando un copione. Yes. So, would you like to read our script? Yeah. My script. Yes. His script? No. I don't want to read his script. In fact, I think. Non ti devi preoccupare se ci abbiamo lo scritto. Tu domanda se ci fa se ci va bene. Zitto. Che tipo di cosa vorrebbe produrre? Yes. Sure. I'll read your script. Thank you.
You're an author. You can act. You're so charming, so nice in person, just a good person. Thank you. But you have a special talent, as I promised them. You're known as a pretty good whistler. Can you give us a signature song that you could whistle for our audience? Well, actually, I must tell you the truth. I would have never done that. You didn't tell me before. But okay. We are putting you on the spot. You know, thank you. Thank you, by the way. You know, the whistling took me to L.A. for the first time. Oh, really? Because Al Pacino heard me whistling in Venice Film Festival, and he said, yes, why don't you just try it in L.A. and come over? And then I went to a party for New Year's Eve with Woody Allen, okay. And he came to me, and I whistled everything, you know, I knew that he would have liked. And he who's said, here, by the way, today? Yeah. Woody Allen is here at the track. Oh, today. Mamma mia, I want to see him. Yes. Here's the soundtrack, Midnight in Paris, whistling. Yeah. Oh, yeah. And he told me, I love your vibrato. And I said, oh, mamma mia, that's Woody Allen telling me that. I will whistle then. So let's hear your vibrato. We would like to hear mamma mia. Okay. For I'm here with you in America. I love this country. I was, you know, raised up with Frank Sinatra songs. And, you know, okay. If you don't mind, I would just try, like, Strangers in the Night, because I'm a stranger, but I love your Night and Day here. Okay. Here we go. Okay. Ready? Here it is. I'm sorry, guys. They owed me to do that. Strangers in the Night, whistling. Yes. This is by Isabel Adriani. Bellissimo! Bellissimo! Oh my! Magnifico! Thank you so much.